Bentornati su Rete 8 nella nostra trasmissione di cucina dedicata alle ricette semplici, facili da rifare a casa, ovviamente con i consigli dei nostri chef che si mettono totalmente a disposizione. Ed è lui, Marco Caldora, il nostro chef oggi, preparato. Oggi sono io. Oggi è lui, sì. Siamo tutti quanti bravi. Devo dire che tu ci dai delle ricette che sono sempre rifacibili a casa e queste cose noi le apprezziamo tantissimo. Ognuno ha la sua, siamo tutti quanti bravi. Sì, L'Abruzzo sì, oggi può vantare veramente... Una grande squadra. Una grande squadra, veramente una grande... Oggi è veramente... Per mangiare male un ristorante vuol dire che il ristoratore si deve impegnare, infatti, a far mangiare male. Infatti, veramente. Oppure magari non fa una spesa di qualità, perché la materia prima poi è fondamentale. Infatti. Allora, oggi, signori... Nel frattempo lui stava già cucinando. I tempi poi mi mettono ansia, capito? Io non è vero. Non sono più come una volta. Bugiardo. Ho bisogno dei miei tempi. Ai suoi tempi, lui sì. Ho l'ansia da prestazione. No, non è vero, certo. Quanto mi vuole bene. Allora, oggi facciamo un fusillone, lo facciamo con cozze e calamari, come sempre scottati, come abbiamo fatto l'altro giorno fa, con un carpaccio con una zucchina marinata e pomodori secchi. Sempre, quindi le zucchine sempre, crude? Sì, le zucchine crude. È sempre un piatto fresco, un primo piatto. Poi tra l'altro mi piace il fatto che tu stia utilizzando le zucchine, che sono un prodotto di stagione. Le zucchine poi sono uno di quei prodotti che si trovano tutto l'anno, veramente sempre queste zucchine bellissime anche d'inverno nei supermercati, ma non le dobbiamo mangiare adesso d'estate, perché è la loro stagione e sono anche più buone. Perché se mangiamo le zucchine, vabbè, non ve lo devo dire io, però le zucchine estive hanno completamente un altro tipo di sapore. Sono sapide, sono dolci, e quelle invernali non sanno veramente di niente, sono inquietanti veramente. Cioè. È una zucchina, però non è una zucchina. Un grande maestro mi diceva sempre: non possiamo mai mangiare seppi e piselli da gennaio a dicembre. Certo, è impossibile. È vero. Seppi e piselli si mangiano quando ci sono i piselli freschi, quindi maggio. Allora, anche mangiano seppi e patate, seppi e carciofi. Seppi e carciofi, tante altre funzioni. Che poi carciofi e piselli, bene o male, siamo lì come stagione. Allora, questo piatto noi non abbiamo bisogno altro che sempre di 4-5 calamari scottati. Poi ci apriamo un po' di cozze. E poi l'unico procedimento più lungo, sinceramente, sapete qual è? È che qua abbiamo preso una zucchina. Ti vado io, calamari, sì. Certo. Grazie Jennifer, sei un'amica. Nel frattempo tu spiega. Un succo di limone, abbiamo tagliato le zucchine a julienne e le abbiamo messe a marinare per una ventina di minuti circa. Qui ce le teniamo proprio crude, sono semplicemente marinate con limone e sale. E tutto qua. Pomodori secchi li tagliamo, eccoli qua, li tagliamo a julienne. Buoni pomodori secchi, chef. Se sentiamo qualche vocina sotto, perché comunque siamo sempre in un ristorante. Sì, nel frattempo loro fanno il servizio come nulla fosse e i clienti si godono anche la trasmissione. E chi cucina? Io ho la fortuna di avere una grande squadra. I ragazzi veramente bravi, di cui ne vado fiero. Ne vado veramente fiero, perché sono veramente bravi. Federica, poi c'è anche l'altra Federica, signora. Federica, Manuela, Maria Pia, poi Maria c'è Elsa che è mia moglie. Che... Elsa è la colonna portante. Sì. C'è Luca che fa la sua parte. Che, sì, il servizio è impeccabile. Elsa e Luca sono notevole. Bravissimi. Chef, che devo fare? Perfetto. Ritolgo? Sì, questo le possiamo, proprio le spegniamo proprio. Sì, ma guarda, Jennifer, me le mette in questo piatto. Ok. Perfetto. Quindi, le cozze le abbiamo fatte già aprire. Dimmi se ricordo bene. Le cozze, appena si aprono, vanno tolte dal fuoco. Vanno tolte immediatamente. Altrimenti diventano stoppacciose e si perde poi tutto il buono. I calamari ce li abbiamo, le metto qui. Sì, grazie Jennifer. Quindi le cozze ce le sgusciamo. Sono curiosa di vedere come andiamo a condire questa pasta, quindi tutto a crudo va.
tutto al crudo. Ma dai! Ma una, proprio una leggera spadellata, ma proprio una cosa... Che è giusto per, insomma. Tanto per. Questa la togliamo. Qua, Jennifer. Bam! Bam! No, si rompe la padella, qui costa un sacco di soldi, Jennifer. Dici? Sì. Ma che bella padella, infatti. Sulla mia testa si rompe. Dai, di questo ne sono certa, chef. Oramai ti conosco. Ok. A sto punto facciamo un filo d'olio. Sì. Ah, i calamari li andiamo a... Sì, sì. Facciamo... Beh, giustamente per la pasta. Si amalgamano meglio, si amalgamano meglio nella pasta, sì. Ok, wow, mettiamo che musica. Senti musica? Altro che Sanremo. Para pa 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 para. Para pa 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 para. Vero? Perché noi la pasta l'abbiamo già cotta, quindi. Sì. Poi aggiungiamo anche le cozze. Mettiamo anche le cozze, sì. Sì. Alziamo un pochino la fiamma. Facciamo partire il momento. Sì. I calamari e le cozze stanno saltando leggermente perché poi andremo a buttare la pasta lì in quel sughetto, giusto, sì, chef? Sì. E poi alla fine andiamo ad aggiungere le zucchine tagliate a julienne, anzi no, non sono a julienne, sono tagliate a listarelle, a listarelle, sì, nel senso verticale, che andranno aggiunte rigorosamente crude. Crude, marinate semplicemente. Perfetto, vedi, a questo punto mettiamo la pasta. Siamo pronti per mettere la pasta. Che musica? Un po' di prezzemolino fresco. Ah, una grattatina di limone. Quanto ci sta bene il limone con il pesce, la scorzettina, guarda. Una scorzetta di limone. Da quella nota fresca e agrumata che ci piace tanto. In questo caso serve per dare il tono agrumato o per dare un po' di acidità? Da un tono di acidità, okay, e un po' di freschezza, perché comunque il calamaro sappiamo che è d'impatto, è un sapore forte, però ecco la scorzetta di limone ci dà proprio la... Come arriva il profumo del limone? Veramente invitante, chef. Questo sta bello mantecando e noi cominciamo a organizzarci per impiattare questo piatto. Ok, ci siamo. Oh. A sto punto possiamo impiattare, dai. Anche questo è un primo piatto veloce veloce. Sì, Jennifer, cotture con il pesce, dico sempre cotture brevi. Brevissime. Abbiamo bisogno di liquidi, abbiamo bisogno di acqua, abbiamo bisogno di dobbiamo rispettare il suo ambiente, sì, naturale, sì, l'acqua, esatto. Il pesce vuole l'acqua. Esattamente. Wow, che meraviglia. Qui abbiamo che il fusillo che già così sarebbe... Perfetto. Sarebbe perfetto, ma noi lo vogliamo ancora più ricco. Abbiamo la zucchina marinata. Marinata con... Questa è marinata con succo di limone e sale. E sale. Una ventina di minuti, Jennifer, non è che occorre chissà... Sì, ma poi dobbiamo sempre ricordare che tutte le verdure possono essere mangiate crude. Anzi, dovrebbero essere mangiate crude. Poi aggiungiamo questi pomodori secchi. Qua un contrasto dolce-acidulo con i pomodori secchi. Mazza che bel piatto, chef. Un filo d'olio a crudo. Evviva l'estate allora! E qua abbiamo la primavera, c'è l'estate in un piatto. C'è l'estate. L'estate in un piatto. L'estate, proprio i pomodori, le zucchine, il fatto che questa pasta è bianca, quindi comunque dà proprio senso di leggerezza, ma senza rinunciare al gusto che è importantissimo. Vero, chef? Verissimo. Grazie. Quindi piatti semplici, piatti veloci e non vi complicate la vita quando dovete realizzare un piatto
ricco di semplicità. Veramente, bastano pochi passaggi, seguite i consigli dei nostri chef e sicuramente non sbaglierete. Grazie per essere stati insieme a noi, vi aspettiamo domani sempre su Rete 8. Ciao. Dobbiamo idratare il nostro corpo tutto l'anno, dobbiamo bere almeno 1,5 litri, 2 litri d'acqua al giorno. È il miglior modo di idratare il corpo. Evitiamo le bevande zuccherate che sono molto responsabili di insorgenza di diabete mellito di tipo 2. In una lattina di bevanda zuccherata ci sono fino a 10 cucchiaini di zucchero, è tantissimo.